ho pensato al tubolare come se fosse un filo che disegna sull'oggetto tutta una serie di trami tridimensionali. Questo filo si muove poi creando delle sinusoidi in senso alternato sull'oggetto e quindi muovendo la sua superficie. Quindi un tessuto che però nella sua tessitura gioca questo carattere di tridimensionalità e di movimento. Un ulteriore gioco avviene con il fondo, per cui fra l'oggetto e il fondo si crea un ulteriore effetto di tridimensionalità e di colore. Abbiamo poi lavorato su tutta una serie di variazioni partendo da fili o da tubolari di diametro diverso. Con il diametro più sottile si percepiscono maggiormente i vuoti, per cui è più forte questo senso di movimento, mentre invece il diametro più importante del 28 dà all'oggetto una potenza e una forza che indubbiamente ne valorizza questo aspetto tridimensionale. Credo che per questa caratteristica tridimensionale il bianco dia a questo prodotto un valore estremamente raffinato.